Non sarà il profumo del pane a farci scoprire, non sarà il profumo del pane a farci scoprire. La brigata aveva fame, fra tutti quanti mi tocca partire, a cavallo seguito dal fragore delle fucilate tedesche, a cavallo seguito dal fragore delle fucilate tedesche. Al mulino della Gattara, nei pressi di Mercatale, sapevo di poter trovare la farina del mercato nero. Mugnaio, dammi una mano, allontanami l'itere pubblichino. Il commissario di brigata mi ha dato i soldi per comprare la farina. 6 sacchi sono troppo pesanti, come farò a portarla via? Mezzadro, buon mezzadro, ho bisogno del tuo aiuto. Serve pane al partigiano, da solo come posso fare? Ed ecco il passaparola, tutti insieme ad aiutare. Uomini, donne e ragazzi, impegnati a lavorare, a preparare e cuocere il pane, il pane del partigiano. Così la mattina dopo, a Rimirata di Valsalva, sono arrivati uomini e muli a fare la dunata. Son centinaia le pagnotte dove c'è la brigata. Il peso per i contadini era grande da portare. Una soffiata, una spiata e seguiva la rappresaglia. Ma accadeva, accadeva lo stesso, ovunque ci fosse un partigiano. E la storia della resistenza avrebbe preso un altro corso, se così non fosse stato, se così non fosse stato. Profumo del pane a farci scoprire, non sarà il profumo del pane a farci scoprire. La brigata aveva fame, fra tutti quanti tocca partire.